Buonasera e buon anno a tutti e benvenuti al primo incontro Carnivoro Bresciano 2012 e per questa serata parleremo del genere Bibris. Il genere Bibris comprende 7 specie provenienti dall'Australia, sia sulla parte settentrionale che sulla parte occidentale e sulla parte meridionale della Nuova Guinea. La tipologia di trappole: il genere Bibris ha un'unica tipologia di trappola, quella a colla senza movimento, tipica ad esempio di Drosophyllum e Pinguicula. Le piante sono totalmente ricoperte tranne le parti nidificate, come ad esempio può venire nelle specie perenni, di peduncoli che secretano delle goccioline di colla simili come consistenza a quelle delle drosere. Sono a tutti gli effetti delle piante carnivore, perché è stato osservato che riescono a produrre degli enzimi lettici deputati alla degradazione e assimilazione di sostanze nutritive contenenti negli insetti. Le specie perenni riescono ad assumere un portamento di tipo cespuglioso, mentre le specie annuali sono delle piccole erbe che, diciamo, che hanno un comportamento come piccole erbe da prato, che arrivano fino a 30-40 cm per poi morire ogni anno. In questa immagine è possibile vedere della carta fotografica, e queste macchie sono appunto la degradazione di questa pellicola fotografica data appunto dagli enzimi che queste piante riescono a secernere. Mentre nelle altre due foto è possibile osservare i peduncoli con alla sommità le goccioline di colla che servono sia per intrappolare che per digerire gli insetti. Le Bibris appartengono all'ordine delle Lamiales, famiglia delle Biblidacee, e appunto il genere Bibris ci sono 7 specie, 5 specie annuali e 2 specie perenni. Le specie annuali sono Bibris acquatica, Bibris filifoglia, Bibris gueoi, Bibris lororida e Bibris liniflora, mentre le perenni sono Bibris gigantea e Bibris lamellata. Partiamo con le annuali. La prima è la Bibris acquatica, che è una piantina che cresce sulla parte settentrionale dell'Australia e si sviluppa si sviluppa nell'acqua, e solo la sommità di questa pianta fuoriesce dall'acqua e appunto raggiunge la luce. Può raggiungere un'altezza di 45 cm. E il fiore è questo, è il fiore che la caratterizza, e ha forma più o meno romboidale. La differenza tra le varie Bibris sta proprio molte volte nel fiore e ad esempio nella forma del seme, solo che i semi sono molto piccoli, quindi ci si rifà molte volte al fiore. La seconda Bibris annuale è la Bibris filifoglia, altra Bibris abbastanza piccola, può raggiungere anche 60 cm di altezza, e questa volta la Bibris filifoglia ha un fiore molto meno allungato, con delle piccole dentature sulla sommità dei petali. C'è la Bibris gueoi, la sua particolarità è di poter ricacciare dalle gemme all'ascella delle foglie, perciò ad avere delle piante molto ricche di fusti secondari. Raggiunge un'altezza di 20-25 cm e anche in questo caso ecco il suo caratteristico fiore, che è ancora meno allungato rispetto a quello della filifoglia dell'acquatica, e ha un dente molto più pronunciato alla metà del petalo. Poi c'è la Bibris rorida, che può raggiungere anche lei 30 cm di altezza, anche in questo caso il fiore assomiglia più al fiore dell'acquatica perché è un po' più allungato, e le dentature sono più marcate, più incisive rispetto alle altre specie finora viste. Poi abbiamo la Bibris liniflora, una delle prime Bibris che si sono potute trovare in commercio, e questo è il suo fiore. È un fiore molto, molto diverso da quelli precedenti, e la forma del petalo si può ricondurre a un triangolo equilatero, e raggiunge i 20 cm di altezza.
Invece per quanto riguarda le Bibbis perenni, sì, c'è la Bibbis gigantea, questi sono 2.000 esemplari, e appunto può raggiungere 70-80 cm di altezza, speriamo quest'anno di raggiungere anche il metro, e questo è il fiore, appena sbocciato e dopo un po' di giorni che si chiudeva e si apriva, perché il fiore delle Bibbis si apre di giorno e di notte si chiude. E anche in questo caso appunto è una bella pianta, appunto abbastanza alta e per adesso longeva. Poi c'è la Bibbis lamellata, che anche questa è una Bibbis perenne e si trova, come la Bibbis gigantea, nella zona occidentale dell'Australia, a pochi chilometri da Perth. Questa raggiunge i 50-60 cm di altezza e questo fiore è abbastanza simile a quello della linifera, solo che è molto più grande, perché i fiori delle specie perenni sono più o meno, hanno un diametro di 4-5 cm. Per coltivare, parleremo adesso della coltivazione della Bibbis gigantea, che è la Bibbis che ho. Il substrato che uso è un mix di torba di sfagno acido, di perlite, vermiculite, ghiaino di quarzo, con le seguenti proporzioni: 45 di torba, 25 di perlite, 5 di vermiculite, 25 di ghiaino di quarzo. È importante che il substrato sia abbastanza drenante, che non rimanga ricco di acqua. La concimazione è un po' di, appunto, di osmocote o di concime, non fa male, non bisogna abusarne, perché abusando soprattutto di azoto si causa l'allungamento degli internodi, poiché i fusti delle specie, soprattutto quelle perenni, che diventano molto lunghi, siccome sono di consistenza erbacea, molte volte cascano e si possono anche rompere dopo, cioè, se sottoposte a vento oppure se cadono e vengono accidentalmente rotte con non so, negli spostamenti dei vasi. Le innaffiature devono essere fatte da marzo a novembre, aggiungendo 3 o 4 cm di acqua demineralizzata nel sottovaso e riaggiungerla non appena sarà evaporata la precedente. Ogni tanto conviene anche innaffiare dall'alto, soprattutto se si hanno dei vasi grandi, poiché piante di dimensioni 70-80 cm vengono tenute in vasi con un diametro di 20-25 cm. In inverno conviene tenere il substrato leggermente umido e mai bagnare dall'alto. Temperature, riesce a sopportare temperature dai 5 ai 40 gradi. Se tenuta a temperature inferiori ai meno 5 in inverno, la pianta, soprattutto le più piante perenni, perderanno la parte pigea, che in primavera potrà, in primavera questa, dalle radici potranno svilupparsi nuovi fusti, oppure alla base del fusto lignificato. In questo caso si può vedere questa figura, una pianta che è stata diciamo, la parte pigea è stata uccisa dal freddo, questa qua è ciò che ne rimane, e dalle radici sono nate delle altre piantine. Quindi conviene, quando si perde una Bibbis, soprattutto per quanto riguarda per la siccità o per il gelo, mai buttare via il vaso, ma aspettare almeno la primavera successiva. L'esposizione, poiché in natura vivono in ambienti come questi, cioè praterie senza ombra, poiché gli alberi che possono crescere vengono distrutti con i frequenti incendi, quindi conviene tenere in coltivazione le piante sempre a sole diretto in tutto l'anno, e a più luce hanno meglio è. L'umidità dell'aria prediligono appunto ambienti arreggiati con una bassa umidità relativa. Se coltivata per lunghi periodi in condizioni di elevata umidità, può svilupparsi l'oidio, che è uno dei principali parassiti e patogeni che ha questa pianta. Per prevenirlo bisogna areggiare l'ambiente e tenere la pianta in pieno sole. Un'ulteriore prevenzione è l'utilizzo in determinati periodi di prodotti a base di zolfo. L'impollinazione: tutte le piante sono ermafrodite, cioè hanno i fiori ermafroditi, cioè il fiore porta sia l'organo maschile, che sono gli stami con le antere, che poi vedremo, sia l'organo femminile, che è lo stigma e lo stilo e l'ovario.
L'autoimpollinazione è possibile, quindi sono autofertili. In questo caso sono delle foto ingrandite delle parti sessuali del fiore, sia qua ci sono gli stami con le antere e qua si ha lo stigma e lo stilo. In natura l'impollinazione è dovuta ad insetti pronubi, cioè impollinatori, che fanno parte della famiglia dei sirfidi, che sono dei ditteri essenzialmente, come questi insetti che si trovano anche nei nostri reali. Il problema è che questo insetto non è nei nostri reali, non riesce a fungere da impollinatore. Questi insetti in natura, quando si appoggiano sul fiore, con la frequenza dello sbattito delle ali, creano delle vibrazioni che fanno uscire il polline dalle antere, e questo polline può cadere o sullo stigma stesso del fiore oppure sull'insetto, che funge da vettore per il polline. Poi questo polline andrà a fecondare l'ovulo e si produrrà il seme. Artificialmente l'impollinazione può essere effettuata utilizzando come produttori di vibrazioni o un diapason o un regolabasette. Per quanto riguarda il diapason, conviene utilizzarlo quando c'è l'umidità relativa dell'aria è molto bassa e quando gli stami sono abbastanza secchi, poiché il diapason fa poche vibrazioni che durano per poco tempo e poco potenti, e si rischia di perdere molto tempo per impollinare una pianta con 20 o 30 fiori, poiché il periodo di fioritura è una fioritura scalare. Il periodo di fioritura va da maggio fino a settembre-ottobre. Mentre per quanto riguarda il regolabasette, è un metodo molto veloce e raffinato, che me l'ha insegnato, me l'ha suggerito Maurizio Savoldi, che appunto può essere utilizzato in qualsiasi momento dell'anno. La raccolta dei semi può essere fatto, si fa quando la capsula risulta completamente matura e secca, e appena prima che si apra, perché se si apre i semi cadono, e quindi, poiché ne fa pochi, soprattutto le specie perenni ne fanno pochi, si può andare incontro a perdite di semenza. E appunto si possono recidere i peduncoli che tengono la capsula e consecutivamente conservare il seme fino al periodo ottimale, al prossimo periodo ottimale per la semina. La propagazione per le 5 specie annuali è possibile solo per via gamica, cioè per seme, mentre le due specie perenni possono essere propagate sia per via gamica, per seme, sia per via agamica, cioè per via vegetativa, attraverso o talea di radice o talea di fusto. Se la pianta ha ricacciato dalle radici, basta tagliare la parte di radice con il ricaccio e invasarla singolarmente. Per quanto riguarda la propagazione gamica, i semi della bibis devono superare la dormienza, cioè essere stimolati a germinare per superare la stagione secca in natura. Per indurre la germinazione si possono trattare i semi o con la gibberellina, che è un ormone vegetale, o esporre i semi ad un lungo periodo di alte temperature, o sottoponendoli ad un piccolo incendio o mettendoli a contatto con il fumo. Per quanto riguarda le dosi di gibberellina, conviene usare gibberellina, viene considerata pura al 100%, si usa 1-1,5 mg per ml per 24 ore. La semina deve essere fatta in primavera con semi possibilmente freschi e già trattati. Il substrato a utilizzare è il solito torba e perlite, ben idratato, poiché i semi sono molto duri e quindi hanno bisogno devono imbibirsi bene per riuscire a poter germinare. Bisogna posizionare i semi in superficie e non coprirli molto, perché hanno bisogno di un luogo sia molto luminoso e ancora meglio se al sole diretto, e appunto dobbiamo aspettare pazientemente la germinazione, perché sono semi molto con una germinazione molto imprevedibile, che può durare per cioè si può aspettare da 2-3 settimane fino a mesi.
Si è visto dalla letteratura che i semi germinano anche quando dopo che sono venuti gli incendi. Quindi questo può anche far pensare che oltre all'effetto del fumo e delle sostanze prodotte dal fumo e dal calore del fuoco, ci sia anche un effetto dovuto alla luce. Cioè sono semi che germinano se vedono la luce. Cioè vuol dire che non ci sono piante infestanti o piante più alte attorno che possono competere con queste piante. I parassiti, la bibis, soprattutto la bibis perenni nel periodo di riposo, cioè autunno vernino e a ripresa primaverile, in ripresa vegetativa, in condizioni di ridotta luminosità, di minore ore di luce solare diretta e di maggiore umidità relativa dell'aria, possono essere attaccate da oidio. L'oidio è un fungo appartenente agli ascomiceti e si sviluppa come micelio su tutta la pagina fogliare. L'oidio appunto è facilmente riconoscibile perché forma un fento biancastro e quando si toccano le parti della pianta infetta rilascia una polverina che sono i propagoli che servono per diffondere appunto il fungo. Adesso vediamo dei piccoli filmati che illustrano il ciclo biologico dell'oidio, il ciclo infettivo. La polverina che si vede di solito sono questi propagoli che possono essere conidi o spore che a contatto della foglia e in condizioni opportune germinano e formano un tubetto germinativo. Questo tubetto germinativo a un certo punto crea un appressorio che è questo ingrossamento. Sotto questo appressorio si forma uno stiletto di penetrazione che buca la parete cellulare e va a formare un austolio, che è questo ingrossamento che serve al fungo per assorbire le sostanze nutritive da parte dalle cellule vegetali. Una volta che si è cresciuto e che si è sviluppato per bene questo austolio, il fungo in superficie, poiché è epifitico come fungo, cioè sta sulla superficie delle foglie, si sviluppa il micelio, si ramifica e si diffonde su tutta la pagina e ogni volta che si ramifica vengono comunque prodotti gli austori e finché invade completamente tutta la pagina fogliare. A un certo punto, quando ha finito il suo ciclo, il fungo comincia a produrre queste ife conidiofore che non sono altro che delle ife che producono altri propagoli, cioè la polverina bianca che dà origine a questi conidi. Questi conidi poi con il vento o con le vibrazioni o attraverso anche gli insetti che passano, magari che passano sulle foglie piuttosto che su altre parti della pianta infette, andando a diffondere il fungo su altre piante adiacenti. La lotta contro l'oidio può essere fatta, prima di tutto bisogna prevenire. Per fare la prevenzione bisogna tenere la bibis sempre in piena luce, a sole diretto, cercando di mantenere l'umidità dell'aria molto bassa e cercando di avere un minimo di ricircolo d'aria. Nei periodi di riposo turno vernino e a ripresa primaverile consiglio di fare un trattamento a base di zolfo in modo da evitare una possibile infezione. Per quanto riguarda la cura vera e propria, si può appunto intervenire in questi modi. Prima di tutto eliminare le parti colpite. Utilizzare dei fungicidi come lo zolfo, sia bagnabile che polverolento, oppure le strubiluline o i prodotti a base di pentconazolo. Fine, ho concluso, grazie per la vostra attenzione.